Ecco, prima di cominciare la Santa Messa, consegno a voi i saluti dell'Arcivescovo. Come dice, l'uomo propone e Dio dispone. Ecco, con tutto il suo desiderio di stare qui, non gli è stato possibile. Ecco, poi l'altro, l'introduzione che voglio vivere con voi è legata un po' anche a questo, lo spiego. Prima qualcuno mi ha detto lì a Formia, dove vai? E ho detto, mi vado a prendere una boccata d'aria, vuoi venire con me? E penso che sì, possiamo prendere una boccata d'aria qua, no? Qualcuno mi ha detto che è caldo, no, è fresco, si sta bene. Ma la boccata d'aria io la intendevo in un'altra direzione, una boccata d'aria spirituale, perché la preghiera che facciamo, la celebrazione che viviamo, anche la devozione mariana, è un po' il respiro spirituale che possiamo far diventare nostro. E chiediamo allo Spirito Santo di accompagnarci in questa Santa Messa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. E vi ho detto che ecco, ho portato subito il mio pensiero su questa immagine della boccata d'aria e di respirare l'aria di Dio. Ve ne siete accorti? È passato un altarino, una bella facciata, ecco, antica, una bella Madonna, e subito si è creata un'aria diversa. E come ci piace stare quest'aria, vero? Ci piace respirare quest'aria. Però il Signore ci ha aggiunto con la sua parola, e la parola di Dio è il respiro di Dio. E ci siamo certamente accorti che questo respiro di Dio purtroppo non è il nostro respiro.
Dice Gesù, dice il Signore, un altro brano del Libro Sacro: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, i miei passi non sono i vostri passi. E questo brano, questa parola di Dio che ci è stata consegnata dalla Chiesa per compiere questo ulteriore passo del nostro cammino di fede, ci ha consegnato il pensiero di Dio sulle cose, sulla ricchezza. Veramente siamo differenti dal pensare di Dio, perché noi crediamo, mi metto io con voi, ecco, noi crediamo che l'uomo dipende dai suoi beni. Dipende dai suoi beni. Quanto facciamo per i beni? Non lo diciamo, siamo arrivati a dirlo anche noi, si dice che senza soldi non si canta. È vero che cantiamo misure senza soldi, però noi facciamo tanto, anche noi sacerdoti facciamo tanto reclamo, potremmo dire, contro i soldi, ma è opportuno averli, perché con i soldi si può fare qualcosa, vero? Tipo, qui Gesù dice si può godere la vita, ma non è proprio il caso di pensare a godersi la vita, ma pensare con i soldi si può portare avanti la vita anche in una certa maniera, dignitosamente. Con Don Cristoforo, certamente, anche lui ha esperienza di questo tempo terribile che stiamo vivendo, di queste ristrettezze economiche. Signore, l'esistenza è fugace e può rivelarsi un ingannevole appaglio se non si è capaci di coglierla nella sua essenzialità. Fa che quanti credono in te sappiano valutare con saggezza quanto possiedono e cerchino di aprirsi al dono di sé. Ti preghiamo. Ed ora accogliamo da Don Giuseppe, nostro vicario generale, la benedizione conclusiva di questa celebrazione. Lui continuerà con noi a vivere anche il momento di preghiera e di testimonianza nella processione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A voi tutti che avete celebrato con fede questa memoria della Vergine Santissima, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ora, quando a sera si scolora